Buongiorno, sono Vittorio Gasparrini, il presidente del Centro per UNESCO di Firenze e sono qui in mezzo alla natura perché l'UNESCO ha scelto di celebrare la Giornata Mondiale della Poesia ricordando i 50 anni della dichiarazione del programma MAB. Il programma MAB vuol dire Man and Biosphere, è il programma che l'UNESCO nel 1971 lanciò per porre l'accento sulla natura e sull'ecologia in un periodo in cui nessuno parlava di queste cose. Oggi celebriamo la Giornata Mondiale della Poesia insieme ad Arciteatro, che ringraziamo per il sodalizio che abbiamo con loro, e con gli studenti del Liceo Machiavelli, che hanno scelto di dedicare questa giornata ai 700 anni della morte di Dante, leggendo dei sonetti del poeta. Dietro di me c'è Firenze. E diciamo, vorrei concludere questo breve video ricordando come Audrey Azoulay, che è la direttrice generale dell'UNESCO, ci dice che la poesia è, come Kafka ha detto per la letteratura, l'ascia che attraversa il ghiaccio dei nostri cuori, e come, celebrando la giornata mondiale della poesia, tutti gli uomini e tutte le donne celebrino anche la biodiversità e il nostro patrimonio mondiale comune, che è qualcosa che è affidato alle generazioni future. E con questo cedo la parola alle generazioni future che stanno recitando stasera per noi. In quella parte del libro della mia memoria dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice Incipit Vita Nova, sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole le quali è mio intendimento di esemplare in questo livello, e se non tutte, almeno la loro sentenza. 9 fiate già presso lo mio nascimento, era tornato lo cielo della luce quasi a un medesimo punto, quanto alla sua propria girazione. Quando ai miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice. Ella era in questa vita già stata tanto, sì che quasi dal principio del suo anno nono apparve a me, ed io la vidi quasi della fine del mio nono. Apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che alla sua giovanissima età si conveniva. In quel momento dico veracemente che lo spirito della vita, il quale dimora nella segretissima camera del cuore, cominciò a tremare sì fortemente che appariva nei miei polsi orribilmente. Da allora innanzi dico che amore signoreggiò la mia anima. Egli mi comandava molte volte che io cercasse per vedere quest'angela giovanissima, onde io nella mia puerizia molte volte l'andai cercando e vedendola di sì nobili e lodevoli portamenti, certo di lei si poteva dire quella parola del poeta Omero. Ella non parea figliuola d'uomo mortale, ma di Deo. Poi che furono passati tanti giorni, che appunto erano compiuti i 9 anni appresso l'apparimento soprascritto di questa gentilissima, nell'ultimo di questi giorni avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo a 2 gentili donne, le quali erano di più lunga età. E passando per una via, volse gli occhi verso quella parte dove io ero molto pauroso, e per la sua ineffabile cortesia mi salutò, e molto virtuosamente, tanto che mi parve allora di vedere tutti i termini della beatitudine. L'ora che il suo dolcissimo salutare mi giunse era fermamente nona di quel giorno, e però che quella fu la prima volta che le sue parole si mossero per venire ai miei orecchi, presi tanta dolcezza che come inebriato mi mossi tra le gente, e ricorsi al solitario luogo di una mia camera. E pensando di lei mi sopraggiunse un soave sogno, nel quale mi apparve una meravigliosa visione, che mi pareva vedere nella mia camera una nuvola del color del fuoco, dentro alla quale io scorgeva una figura di un signore di pauroso aspetto a chi lo guardasse, e
nelle sue parole diceva molte cose, le quali io non intendevo. Nelle sue braccia mi pareva vedere una persona dormire nuda, salvo che involta leggermente in un drappo sanguigno, la quale io, riguardando molto accuratamente, conobbi che era la donna della salute, la quale mi aveva il giorno innanzi degnato di salutare. E nell'una delle mani mi pareva che questi tenesse una cosa simile a un cuore, la quale ardesse tutta. Pensando io a ciò che mi era apparso, propose di farlo sentire a molti quali erano famosi trovatori in quel tempo. E cominciai allora questo sonetto, lo quale cominciai. A ciascun'alma prese gentil core, nel cui cospetto vello dir presente, in ciò che mi rescrivan suo parvente, saluta in lor Signor, cioè amore. Io porgo i miei saluti ad ogni anima e ad ogni nobile cuore preso da amore, in nome del loro Signore, che è amore, affinché mi scrivano la loro opinione su questo sonetto che è a loro indirizzato. Già eran quasi che atterzate l'ore del tempo che ogni stella nel lucente, quando m'apparve amor subitamente, quei senza membrarmi da orrore. Era ormai trascorsa la terza parte delle ore del tempo notturno, quando mi apparve all'improvviso amore, il ricordo della cui apparizione mi terrorizza. Allegro mi sembrava amor tenendo, mio cuore in mano e nelle braccia vela, Madonna involta in un drappo dormendo. Amore mi sembrava dietro, mentre teneva il mio cuore nella sua mano, e tra le braccia aveva la mia donna che dormiva avvolta in un drappo. Poi la svegliava, e desto cuore ardendo, lei paventoso umilmente pascea, appresso girlo ne vedea piangendo. Poi la svegliava, e faceva mangiare questo cuore che bruciava a lei, che era umile e timorosa, dopo lo vedevo andarsene piangendo. Questa visione innanzi l'anima mia era tutta data nel pensare di questa gentilissima, e in poco tempo io divenni di sì fragile e debole condizione che a molti amici pesava della mia vista, e molti pieni di invidia già si procacciavano di sapere di me quello che io voleva del tutto celare ad altrui. Ed io, accorgendomi del malvagio domandare che mi facevano, per volontà d'amore, lo quale mi comandava secondo il consiglio della ragione, rispondevo a loro che amore era colui che così mi aveva governato, e che d'amore portavo nel viso tante delle sue insegne, che questo non si poteva ricoprire. E quando mi domandavano perché t'ha così distrutto questo amore, io sorridendo li guardavo e nulla dicevo loro. Un giorno avvenne che questa gentilissima sedeva in parte dove s'udivano parole della Regina della Gloria, ed io ero in un luogo dal quale vedevo la mia beatitudine, e nel mezzo fra lei e me per la retta linea sedeva una gentil donna di molto piacevole aspetto, la quale mi mirava spesse volte, meravigliandosi del mio sguardare, che pareva che sopra lei terminasse. Molti si accorsero del suo mirare, e spesso mi sentivo dicere appresso di me. Vedi come brutale donna distrugge la persona di costui. E nominandola, io intesi che diceva di colei, che in mezzo era stata nella linea eretta che muoveva dalla gentilissima Beatrice, e terminava negli occhi miei. Allora mi confortai molto, assicurandomi che il mio segreto non era rivelato il giorno altrui per mia vista, e subito pensai di fare di questa gentile donna schermo della mia verità. E tanto ne mostrai in poco tempo, che il mio segreto fu creduto sapere dalle più persone che di me ragionavano. Con questa donna mi celai alquanti anni e mesi, e per più fare credente altrui, feci per lei certe cosette in rima. Purtroppo però, la donna con la quale io aveva per tanto tempo celata la mia volontà, convenne che si partisse della sopradetta città e andasse in un paese molto lontano. Ed io, sbigottito della bella difesa che m'era venuta meno, assai mi sconfortai. E pensando che se della sua partita io non parlassi alquanto dolorosamente, le persone si sarebbero accorte del mio nascondere. Così proposi di farne alcuna lamentanza in un sonetto. E allora dissi: o voi che per la via da voi passate, attendete e guardate. Se egli è dolore alcun quanto il mio grave, e prego sol caudirmi sofferiate, e poi immaginate, se io son d'ogni tormento stale chiave. O voi che passate attraverso la via di amore, fermatevi e guardate, se esiste un dolore pesante quanto il mio, e vi prego unicamente di ascoltarmi, e che poi immaginiate, se io non sono albergo e custodia di ogni tormento. Amor, non già per mia poca bontate, ma per sua nobiltate, mi pose in vita sì dolce e soave, che io mi sentia dir dietro spesse fiate.
Deo, per qual dignitate così leggiadro questi no core ame? Amore, non certo per il mio scarso valore, ma per via della sua generosità, mi ha posto in uno stato di tale dolcezza e beatitudine, che io mi sentivo spesso dir dietro. Deo, per quale merito costui al cuore così lieto? Ora ho perduta tutta mia baldanza, che si muovea d'amoroso tesoro, ond'io pover dimoro, in guisa che di dir mi vendo tanza. Ora ho perduto tutta la mia sicurezza, che proveniva dalla mia ricchezza d'amore, per cui rimango povero, al punto che ho timore anche solo di dirlo. Sì che volendo far come coloro, che per vergogna celan lor mancanza, di fuor mostro allegranza, e dentro dallo cuore struggo il ploro. Cosicché, volendo fare come coloro che per la vergogna nascondono i difetti, fuori ho allegria, mentre dentro mi struggo e pianto. L'andare mi dispiaceva, sì, e quasi i sospiri non potevano disfogare l'angoscia che il cuore mio sentiva, poiché io mi allontanavo della mia beatitudine. E però lo dolcissimo Signore, il quale mi signoreggiava per la virtù della gentilissima donna, nella mia immaginazione apparve come peregrino, leggermente vestito e di vili drappi. Egli mi pareva disbigottito e guardava la terra, salvo che talora i suoi occhi mi parea che si volgessero ad uno fiume bello e corrente chiarissimo, che era già lungo questo cammino laddove io ero. A me parve che amore mi chiamasse e dicessemi queste parole: io vengo da quella donna, la quale è stata tua lunga difesa, e so che il suo rivenire non sarà a gran tempo. E però quel cuore che io ti facea avere a lei, io l'ho tolto e portolo ad altra donna, la quale sarà tua difesa, come questa era, e la chiamò per nome, sì che io la conoscessi bene. Ma tuttavia, di queste parole che ho te ragionate, ad alcuna persona tu dovrai dire, e lo stimolato amore che tu hai mostrato a questa, ti converrà a mostrare ad altri. E dette queste parole, disparve questa mia immaginazione tutta subitamente, per la grandissima parte, che mi parve che amore mi desse di sé, e quasi cambiato nella vista mia, cavalcai quel giorno, pensoso molto e accompagnato da molti sospiri. Cavalcando l'altriel per un cammino, pensoso dell'andar che mi sgradia, trovai amore in mezzo della via, in abito legger di peregrino. Mentre cavalcavo lungo il mio cammino, pensieroso perché mi allontanavo da Beatrice, trovai amore in mezzo alla via, vestito come un pellegrino. Nella sembianza mi parea meschino, come avesse perduto signoria, e sospirando pensoso venia, per non veder la gente a capochino. A prima vista mi sembrava stranito, come se avesse perduto la sua signorilità, e sospirando e pensieroso si avvicinava e teneva il capochino per non veder la gente. Quando mi vide mi chiamò per nome e disse: io vegno di lontana parte, ov'era lo tuo corpo e il mio volere. Quando mi vide, mi chiamò per nome e disse: io vengo da molto lontano, da dove il cuore tuo sta per mio volere. E recolo a servir nuovo piacere, allora presi di lui sì gran parte, che li disparve e non m'accorsi come. Ora dovrei recarlo ad altro piacere, allora presi di lui tutte le sue parole e poi svanì che io nemmeno m'accorsi. Tornato alla mia città, mi misi a cercare di questa donna che il mio signore m'aveva nominata nel cammino dei sospiri, e affinché il mio parlare sia più breve, dico che in poco tempo la feci mia difesa tanto, che troppa gente ne ragionava oltre i termini della cortesia. E per questa ragione, di questa soverchievole voce che pareva che io vivessi viziosamente con ella, che quella gentilissima, che fu distruggitrice di tutti i vizi e regina di virtù, passando per alcuna parte, mi negò il suo dolcissimo salutare, nel quale stava tutta la mia beatitudine e tutto il mio amore. Poiché la mia beatitudine mi fu negata, mi giunse tanto dolore che, partito me dalle genti, da solo andai a bagnare la terra da amarissime lacrime.
e misimi nella mia camera, laddove potei lamentarmi senza essere udito, e quivi, chiamando misericordia alla donna della cortesia e dicendo: Amore, aiuta il tuo fedele. Ma addormentai come un pargoletto battuto lacrimando. Fu tempo così di smarrimento e sofferenza che crescean dalle voci della mia amata e delle di lei vicine. Allora io dissi: Io tenni in piedi in quella parte della vita, di là dalla quale non si può udire più per intendimento di ritornare. E partitomi nuovamente, mi trovai nella camera delle lacrime, nella quale piangevo e vergognandomi vicino. Se questa donna sapesse la mia condizione, io non credo che così gabbasse la mia persona, anzi credo che molta pietà le ne verrebbe. E in questo pianto stando, proposi di dire parole, nelle quali, parlando a lei, significasse la cagione del mio trasfiguramento, e dicesse che io so bene che ella non è saputa, e che se fosse saputa, io credo che pietà ne giungerebbe altrui. Con l'altre donne mi ha vista gabbate, e non pensate, donna, onde si muova, che vi rassembri sì figura nuova quando riguardo la vostra beltate. Insieme alle altre donne vi prendete gioco del mio aspetto e non pensate, donna, da dove derivi che io vi appaia così mutato quando contemplo la vostra bellezza. Se lo saveste, non poria pietate tenere più contra me l'usata prova, che amor, quando si pressa poi mi trova, prende baldanza e tanta sepoltate. Se lo sapeste, la pietà non potrebbe usar contro di me resistenza, perché amore, quando mi trova accanto a voi, diventa spavaldo e sicuro. Che fere tra miei spiriti paurosi, e quale ancide, e quale pinge di fore, sì che solo rimane a veder voi. E irrompe tra i miei spiriti impauriti, ne uccide uno, spinge fuori l'altro, così che amor non rimanga solo a vedere voi. Ond'io mi cangio in figura d'altrui, ma non sì che io non senta bene allore li guai degli scacciati tormentosi. Per cui io modifico il mio aspetto, fino a sembrare un altro, ma non così tanto che io non senta i lamenti degli spiriti cacciati e tormentati. Posto che d'amore per la mia beatitudine ne feci rima, vennimi volontà di voler dire anche, in loda di questa gentilissima, parole per le quali io mostrassi come per lei si sveglia questo amore e come non solamente si sveglia là dove dorme, ma là dove non è in potenza, ella, mirabilmente operando, lo fa avvenire. E allora dissi: Negli occhi porta la mia donna amore, perché si fa gentil ciò che ella mira, ov'ella passa, ognun ver lei si gira, e cui saluta fa tremar lo core. La mia donna porta l'amore nei suoi occhi, per cui ciò che essa guarda diventa nobile. Dove lei passa, ogni uomo si volta verso di lei e trema il cuore a colui al quale rivolge il suo saluto. Sicché, passando il viso, tutto smuore, ed ogni suo difetto allor sospira. Fugge dinanzi a lei superbia ed ira. Aiutatemi, donne, farle onore. Cosicché egli, abbassando lo sguardo, diventa pallido e si rammarica di ogni suo difetto. Davanti a lei svaniscono la superbia e l'ira. Aiutatemi, voi altre donne, ad onorarla. Ogni dolcezza, ogni pensiero umile nasce nel cuore a chi parlar la sente, onde è laudato chi prima la vide. Nel cuore di chi la sente parlare nasce ogni dolcezza, ogni pensiero umile, per cui ottiene pregio chi l'ha vista per primo. Quel che ella par quando un poco sorride non si può dicer né tenere a mente, sì è nuovo miracolo e gentile. L'aspetto che lei assume quando sorride un poco non si può dire né tenere a mente. A tal punto è una cosa prodigiosa, nuova e nobile. Non passò molto tempo che il glorioso Sirio del cielo non negò la morte a sé di colui che era stato genitore di tanta meraviglia, che era questa nobilissima Beatrice, facendolo uscire da questa vita. Onde con ciò sia cosa che quel partire sia doloroso a coloro che rimangono e sono stati amici di colui che se ne va, e non vi è legame più forte che stringa un buon padre ad un buon figliolo e un buon figliolo ad un buon padre, e questa donna fosse in altissimo grado di bontà. E secondo l'usanza della sopradetta città, donne con donne, uomini con uomini, s'adurino a cosare tristizia. Molte donne s'adurarono colà dove questa Beatrice piangea pietosamente. Onde io, vedendo ritornare alquante donne da lei, udivo dir loro parole di questa gentilissima, come ella si lamentava, e diceano: certo ella piange, sì, che chiunque la mirasse dovrebbe morire per pietà. Io rimasi in tanta tristizia,
che alcuna lacrima talora bagnava la mia faccia, onde io mi ricoprivo con le mani spesso sopra i miei occhi. Pochi giorni dopo avvenne che in alcuna parte della mia persona mi giunse una dolorosa infermità, dove io continuamente soffrii per 9 giorni di amarissima pena, la quale mi condusse a tanta debolezza, che mi conveniva stare come coloro che non si possono muovere. Io dico che nel 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse un pensiero il quale era della mia donna, e quando ebbi pensato di lei, ritornai pensando alla mia debilitata vita e veggendo come leggera era il suo durare, ancora che sana fosse, così cominciai a piangere fra me stesso di tanta miseria. Appresso questa oscura immaginazione, avvenne che un giorno, sedendo io pensoso in alcuna parte, mi sentivo cominciare un tremuoto nel cuore, così come se io fossi stato presente a Beatrice. Allora dico che mi giunse un'immaginazione d'amore, che mi parve vederlo venire da quella parte, ove la mia donna stava, e pareami che lietamente mi dicesse nel cor mio: pensa di benedicere il dì che io ti presi, però che tu lo devi fare. E certo, mi pareva avere il cuore sì lieto, che non mi pareva che fosse il mio cuore, per la sua nona condizione. E poco dopo queste parole che il cuore mi disse con la lingua d'amore, io vidi venire verso di me una gentile donna, la quale era di famosa beltade, era la donna di mio primo amico, e lo nome di questa era Giovanna, salvo che per la sua beltade, secondo che altri crede, il posto le era nome Primavera, e così era chiamata. E appresso lei, guardando, vidi venire la mirabile Beatrice. Queste donne venivano verso di me così, l'una appresso l'altra, e parve che amore mi parlasse nel cuore e dicesse: quella prima è nominata Primavera, solo per questo è venuta d'oggi. E chi volesse sottilmente considerare, Beatrice la chiamerebbe amore, solo per la molta somiglianza che ha con me. Io mi sentii svegliare dentro allo cuore uno spirito amoroso che dormia, e poi vidi venire da lungi amore, allegro sì che appena il conoscia, dicendo: or pensa di farmi onore, e in ciascuna parola sua ridia, e poco stando me col mio Signore, guardando in quella parte onde venia. Io vidi monna Vanna e monna Bice venire in verlo loco l'avvio era, l'una appresso dell'altra maraviglia. E sì come la mente mi ridice, amor mi disse: quella è Primavera e quella a nome amor sì mi somiglia. Questa gentilissima donna, di cui finora ho ragionato e ne ho riempite le precedenti pagine, venia in tanta grazia per le gente, che quando passava per la via le persone correvano per vedere lei, e a me ne giungeva in mano letizia. E quando ella fosse presso d'alcuno, tanta onestà giungea nel cuore di quello, che non ardia di levare gli occhi, né di rispondere al suo saluto. E di questi molti, siccome esperti mi potrebbero testimoniare a chi non lo credesse. Ella, coronata e vestita d'umiltà, s'andava, non mostrava gloria di ciò che ella vedeva e udiva, dicevano molti dopo questa era passata. Questa non è femmina, anzi è uno dei bellissimi angeli del cielo. E altri dicevano: questa è una meraviglia, che benedetto sia il Signore che così mirabilmente sa operare. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quando ella giù saluta, ogni lingua, mentre rimando muta e gli occhi, non l'ardiscono di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra, a miracoli mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la può chi non la prova. E par che della sua labbia si muova uno spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima: sospira. Adesso è il tempo di domani e la mia amata il Signore degli Angeli ha preso in cielo. Io ho scritto quivi un sonetto che rammenta di lei e del mio amore. Appresso questo sonetto apparve a me una meravigliosa visione,
nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei. E di venire a ciò, io studio quanto posso, siccome ella sa veracemente. Cosicché, se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dire di lei quello che mai non fu detto da alcuna. E poi piaccia colui che sire della cortesia, che la mia anima se ne possa agire a vedere della gloria della sua donna, cioè di quella benedetta Beatrice, la quale gloriosamente mira nella faccia di colui qui esperomnia, secula benedictus. Oltre la spera, che più larga gira, passa il sospiro che esce dal mio cuore, intelligenza nova, che l'amore piangendo mette in lui, pur su lo tira. Quando egli è giunto laddove desira, vede una donna che riceve onore e luce sì che per lo suo splendore lo peregrino spirito la mira. Vede la tal che quando mi ridice, io non lo intendo, si parla sottile al cor dolente che lo fa parlare. So io che parla di quella gentile, però che spesso ricorda Beatrice, sicch'io lo intendo bene, donne mie care.